Oggi prepariamo insieme il tormentone del momento, i panzerotti baciati, l'alternativa sfiziosa alla pizza del sabato sera. Devo aggiungere altro? Beh, vediamo come farli insieme. Come sempre, farina in ciotola, aggiungiamo il lievito, il miele, potete aggiungere dello zucchero o del malto, l'acqua a temperatura ambiente, o fredda in estate, e il sale. Ancora acqua e mescoliamo per raccogliere tutta la farina e far sciogliere il sale. Solo alla fine aggiungiamo i 2 cucchiai di olio. Mescoliamo ancora fino a quando otterremo un impasto molto grezzo. Non dovrà essere assolutamente liscio. Esattamente così. Copriamo e lasciamo riposare mezz'ora, un'ora. Trascorso il tempo di riposo, ci ungiamo leggermente le mani, oppure le bagnate se non volete aggiungere olio, e procediamo al primo giro di pieghe. Quindi prendiamo parte dell'impasto dai bordi e lo portiamo al centro. Sistemiamo l'impasto in ciotola, copriamo e lasciamo riposare ancora mezz'ora. Secondo giro di pieghe, sempre nello stesso modo, lembi di pasta dai bordi e li portiamo al centro. Sistemiamo in ciotola, copriamo e lasciamo riposare mezz'ora. Ultimo giro di pieghe, trasferiamo l'impasto sul piano di lavoro. Aggiungiamo semola rimacinata, allarghiamo l'impasto e facciamo l'ultimo giro di pieghe. Le pieghe serviranno a dare forza e struttura all'impasto. Fra un giro di pieghe e l'altro potete fare qualsiasi cosa, non dovete stare lì a guardare l'impasto mentre si riposa. Quindi fate le pieghe, pirlate l'impasto arrotondandolo e lo trasferite in una ciotola unta d'olio. Coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione io non posso saperli, dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione. Quindi a impasto lievitato lo trasferite nuovamente sul piano di lavoro. Questa volta dovremo realizzare i panetti, quindi semola rimacinata sul piano di lavoro e facciamo lo staglio. Quindi dividiamo l'impasto in 5 parti. Anche in questo momento facciamo delle pieghe. Arrotoliamo, pirliamo e mettiamo su un vassoio ricoperto di semola rimacinata. Continuiamo così per tutti i panetti. Ecco, procedete per tutti i panetti. Quindi formate il panetto e disponetelo su un vassoio infarinato con semola rimacinata. Ecco l'ultimo. Quindi questi sono i panetti realizzati, li copriamo con pellicola trasparente e li facciamo lievitare ancora fino al raddoppio, più o meno mezz'ora, un'ora. Ed eccoli qui ben lievitati, vedete? Ecco, adesso ne prendiamo uno e lo stendiamo bene con le mani, senza lasciare bordi. Così, allargatelo il più possibile, non dovrà essere però molto sottile. Aggiungete un filo d'olio, distribuitelo su tutta la superficie e richiudetelo a formare una mezzaluna. Rivediamo. Stendete. Vedete le bolle senza pieghe? Non le otterrete mai. Stendete. Aggiungete un filo d'olio e richiudete a formare una mezzaluna, senza sigillare i bordi, esattamente così. Ecco, trasferite il panzerotto baciato su una teglia ricoperta di carta forno. Aggiungete un filo d'olio in superficie e cuocete in forno caldo a 230 gradi statico ventilato per 10-15 minuti, fino a quando non risulteranno ben dorati, esattamente così. Adesso sono pronti per essere farciti. Potete farcire i panzerotti baciati come preferite. In questo caso io sto aggiungendo mozzarella fior di latte, capocollo, rucola,
pomodori secchi sott'olio e basta. Ecco qua. Il secondo invece con stracciatella, sempre capo a collo e sempre rucola, così abbiamo l'impressione di mangiare qualcosa di light e dietetico, e anche i pomodori ci sono. Eccoli qua. E questi sono i nostri panzerotti baciati. Li possiamo già mangiare così oppure riscaldare leggermente in forno. Sentite il crunch. Beh, non vi è venuta l'acquolina? Grazie di aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!